serva. Gap fuori combattente. Non ci posso credere. Sai qualcosa su Willy Beeman? No. Chi è Willy Beeman? Beeman! Che diavolo fai di saluto? Ti ho detto di scaldarti 5 minuti fa. Che succede? Ti stavo di bere il cartellino, non vedi che al contrario? Trappa le ragnatele al cervello! Muoviti! Allora, Beeman, entra in campo. Left you zip 22 target. Lo conosci? Il handoff è facile per giù. Ehi, mi senti? Ma non guardare lassù, guarda me! Giocherai alla grande. Quello che ti serve lo hai qua dentro. Qui, concentrati. È qui. Willy, mi senti? Mentre attendiamo notizie sulle condizioni di Cap Rooney, Miami manda in campo il suo terzo quarterback, Willy Beeman. Quante volte scene così, eh? Il ragazzo di 26 anni che è un po' un oggetto misterioso, settima scelta di Dallas. Difficoltà è sempre le gambe. È al suo quinto anno da professionista. Ha studiato all'università di Houston ed è solo da quest'anno con gli Sharks, dopo aver già cambiato ben 4 squadre. Allora, sentite bene. Giochiamo un left deuce. Quindi meno lanci e più corsi. Tutto bene. 22 Tomcat. Ehi, ti senti bene? E il segnale di snap? Qual è il segnale? Beeman, hai già deciso a che segnale? Come Ma è successo? Oddio. È pazzesco. Hai vomitato sulla spalla di stomaco. Io dovrei mettermi in posizione. Tutto a noi dobbiamo capitare. Al secondo. Al segnale che ripeto. Quella doppia, intesi? Beeman, guardami. Io sono quello che fra poco ti farà tanto. Rassegnati, Finocchio. Sarà una giornataccia. Di sotto, ti sistemo io. Ridocchio Washington. Facci l'abitudine, stronzo! Questa era una carezza, il peggio arriva adesso! Il peggio arriva adesso! Sembra un Audible, non mi pare un granché. Ma dove cazzo va? Ma cosa fa? Maledizione! Dai ragazzi, forza! Ma li conosce, quello, i nostri giochi? Dagli fiducia, Tony, conosce gli schemi base, ma li ha provati poco, ha fatto pochi snap. Che cazzo è un Red 70 Blackstar? Noi non ce l'abbiamo! Sì, l'ho appena scoperto, Jay. Allora vaffanculo! Ma dovremmo avercelo! 10 yard per... È il futuro della secondo squadra. Down! O me lo baci o mi levi le mani dal culo. Set! Io lo sapevo che ti piaceva. Forza, andiamo! Blue 16! Set! Beeman resiste a un bloccaggio. C'è Sanderson sbarcato in profondità grazie a un buon cambio di direzione. Beeman l'ha visto e lancia lungo in avanti. Intercetto! No, cazzo! Intercetto di Gates. Era scontato che accadesse per come quel ragazzo si muove. È troppo nervoso. Minnesota 24, Miami 21 alla fine del primo tempo. Il gioco è troppo veloce per me. Senti, se te lo dico, credimi. Tu puoi solo fare meglio. Sì, lo so. Non devi aver paura che io ti sostituisca, perché non ho nessun altro. È chiaro? Coach, ho combinato un casino. No, non mi sembra più me stesso. Piano, te la cammina. Tu sai giocare bene. Hai giocato a football per una vita. Certo. Capisci cosa intendo? Dov'è che tu sei cresciuto a quella Buick? E girati che io lancio, te lo ricordi? Qualcosa del genere. Ascolta, quello che sto cercando di dirti è che devi ignorare tutto. La folla, gli audible, gli schemi del mio playbook. Tu concentrati solo sul prossimo lancio, su questo pallone. Lì c'è la Buick. Uno che corre e si gira. Ok, va bene. Divertiti! Certo. Siamo qui per questo! Tieni.
un blast, cosa? No, meglio uno slot. Ok, diglielo. Tutto, la folla, gli schemi del mio playbook. Tu concentrati solo sul prossimo lancio. Immagino come possa sentirsi ora il giovane Willie Beeman. Ha costruito il suo primo touchdown come professionista. E ora gli Sharks sono tornati in partita. Willie, facciamo per l'extra point. Dai, vieni, usciamo dal campo. Certo. L'ha preso, visto? L'ha preso. Accendiato. L'hai preso. Da quale cilindro è uscito, Johnny? Ernie ce l'ha portato. Prima di andarsene.